Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori e i bus al Flight Controller Kakut FS7. In questo video userò un FS IACB, ma il procedimento è lo stesso per l'XAB o gli altri ricevitori che supportano il protocollo iBus. Nell'IACB la porta iBus è questa qua sopra, quindi colleghiamo il cavo assicurandoci che il segnale sia in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Il connettore iBus dell'XCB è questo qua. Anche in questo caso il cavo segnale va in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Colleghiamo il cavo segnale in questo pad che corrisponde alla Wart 6. Qui colleghiamo il positivo e in questo pad colleghiamo la terra. Dopo aver saldato, colleghiamo il connettore servo nella porta iBus della IACB. Per quanto riguarda la XCB, i fili si collegano negli stessi pad e nello stesso ordine. Ora colleghiamo la scheda al PC e avviamo Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in Port. Qui attiviamo Serial RX nella Wart 6, visto che abbiamo collegato la ricevente su questa porta. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione, scorriamo verso il basso e in Receiver scegliamo Serial Based Receiver. In questo menu a tendina scegliamo iBus, visto che le radio FlySky usano questo protocollo. Quindi clicchiamo su Save e Reboot. Adesso andiamo sul Receiver e proviamo la nostra FlySky. Perfetto, è tutto a posto. Questo era il mio tutorial su come configurare i ricevitori e i bus nel Flight Controller Kakut FS7. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.